39 sfilate e 33 presentazioni. Sono questi i numeri di Milano Moda Uomo, la più importante kermesse mondiale dedicata al prêt-à-porter maschile, organizzata e promossa da Camera Nazionale della Moda Italiana. Da sabato 15 a martedì 18 gennaio, i principali stilisti hanno presentato sulle passerelle milanesi le loro creazioni uomo per l'autunno-inverno 2011-2012. Moncler presenta una collezione di piumini moderna e contemporanea, dalle linee minimal che si ispirano agli sport invernali inglesi. Christopher Bailey celebra il cappotto e porta sulla passerella di Burberry una collezione classica, in pieno stile English Modern. Sharon Wauchope e Ellie Houston ci parlano della nuova collezione Edum e dell'ingresso del marchio nel gruppo LVMH. Qual è stata l'ispirazione di questa collezione? È uno dei nostri tanti sport, eravamo allo snowboard in Colorado l'inverno scorso, quest'anno credo che la tendenza e la contemporaneità sia quella di avere i capi un po' meno boudin, ma più, sempre più mini, ma con tante lane, dunque siamo andati in Essex, siamo andati in Inghilterra, che crediamo che sia un po' la fonte di ispirazione giusta per questa collezione. E invece per quanto riguarda il progetto di internalizzazione, come procede? Beh, sta andando molto veloce, abbiamo aperto 4 negozi nuovi in Cina. Stiamo aprendo un negozio di Tokyo, abbiamo un aperto a New York e Chicago, quest'anno sono stati 9 negozi di apertura, dunque per un anno importante, l'anno prossimo altrettanti, dunque credo che stiamo andando molto veloci. So for the collection I wanted it to be a celebration of coats and a celebration of the weather. I love the idea of the rain, I love the idea of snow, I love the idea of fog, you know, and As British people, we're obsessed with the weather, so I wanted this to be my starting point for the whole collection. The collection, the theme is liars and storytellers, and it was really came from the idea of the importance of storytelling in different cultures, in African culture, in our modern culture. And for me, I like the humor and the little bit of dark humor where between the liar and the storyteller, who's who and when does the story become a lie. I like the juxtaposition of those messages for Eden. I think that Eden has a sense of humor and rawness, and especially when it comes to the men's, it seemed to suit. How has the support of LVMH Group affected the Edun's development? It has been amazing because they have the business know-how behind them, and so it's been a shortcut from some very stormy waters into much calmer seas, and just, you know, simply understanding how various different things should work has really helped the brand start again from the time that we signed up with them, which was in 2009. Inno al British style per l'uomo di Vivian Westwood, che vive in una Londra cosmopolita e veste capi che si ispirano alla tradizione inglese. Colori forti, humor e creatività per il duo creativo Maurizio Modica e Pierfrancesco Gigliotti, stilisti di Frecchi Morello. Tradizione e innovazione, Ennio Capasa per Costume National porta in passerella un uomo nuovo, dallo spirito ribelle ed ispirazione anni 70. Umberto Angeloni, dopo 2 anni, fa il bilancio della sua nuova avventura in Caruso, che si sviluppa tra nuovi mercati e un prodotto sempre più ricercato. What is the mood of this collection? Well, it is British, and it always is. And this is something that happens involuntarily, I can't help it, because a collection is made of all these small decisions. To get a garment together, you have to make one decision after another. And all these decisions seem to be influenced by the fact that we are British. You know, and we have all these traditional things that influence us, as well as the fact that London in particular is very cosmopolitan. When other people try to do an English look, it never looks English.
we don't try and we can't help it. It always looks English. It's something very spontaneous. It's the way clothes are put together. Collezione piena di colore come le nostre prime collezioni, piena di humor e piena di creatività. Crediamo in questo momento politico drammatico per l'Italia che la creatività sia una cosa molto importante. Abbiamo dedicato la nostra sfilata in generale alla cultura, quindi al fatto che ognuno di noi deve esprimersi attraverso la cultura e attraverso un'espressione che non è solo commercio e denaro. Deve nutrirsi di cultura e di stimoli che sono diversi appunto da quelli che vengono diffusi comunemente oggi. Voi siete nati ormai più di 10 anni fa facendo collezioni per uomo, siete rimasti particolarmente affezionati alla collezione uomo? Beh, diciamo che è più facile trasgredire con l'uomo, nel senso che essendo un uomo comunque più imballato, più fisso, più tradizionale, anche se sto notando che comunque l'uomo ha cioè una conquista, una rinascita proprio dell'uomo, comincia non a caso si compra profumi, creme, insomma sta cambiando, c'è l'emancipazione dell'uomo secondo noi. Qual è l'ispirazione di questa collezione? Beh, io l'ho chiamata Rebel Tailoring perché ho cercato di tirare fuori un po', un po' una parte tradizionale ma innovativa dal punto di vista proprio della costruzione dei capi e invece una parte un po' più ribelle che in ogni uomo c'è, quella parte creativa abolendo appunto per esempio la cravatta e la camicia. In questa collezione non abbiamo cravatta e camicia, è un'ispirazione che parte dalla fine degli anni 70 in cui tutto un movimento di musica e di arte cercava di, attraverso appunto anche gli abiti tradizionali, di innovare, di dare un uomo un po' diverso. Io sono portato lì perché credo che sia un momento in cui bisogna innovare. Voi avete sponsorizzato Lecce, poi quest'anno l'Inter, qual è questo legame con lo sport? Cos'è dovuto? Ma devo dire che in entrambi i casi, come dire, c'è stata proprio una ricerca da parte appunto di queste squadre. Lecce c'era un'affezione anche perché noi siamo leccesi e nell'Inter c'è stata proprio una sintonia di stile. L'Inter è una squadra molto, come dire, che ha un pedigree di tutto rispetto, di grande classe, di grande pulizia minimale e noi ci siamo trovati. In questo senso il calcio ci piace perché è un calcio diverso, il calcio non urlato ma un calcio diciamo sofisticato che la famiglia Moratti rappresenta in maniera egregia da sempre. Caruso è uno strano animale perché è una combinazione tra un brand nuovo, perché nessuno non era mai stato promosso, non era quindi conosciuto dal consumatore, con una tradizione e un know-how antico, perché Caruso esiste da 52 anni come azienda e ha 600 persone, quindi una realtà importante. A questo ho aggiunto un'immagine e uno sviluppo prodotto coerente, quindi è una combinazione interessante. E i mercati internazionali? I mercati internazionali che si aprono per Caruso sono aperti, sono soprattutto quelli forti, tradizionali, occidentali e quindi l'America, dove adesso siamo presenti da Barney's, da Neiman e da Saks, oltre che una serie di boutique, e poi altre parti d'Europa dove eravamo poco presenti, come ad esempio l'Inghilterra, anche il Giappone che fa parte dei mercati maturi, dei mercati forti. E quindi questo è stato fatto. Adesso ci affacciamo anche ai mercati emergenti, ma senza mai dimenticare che i nostri primi mercati, i nostri primi consumatori sono quelli che ho detto. Per questo numero di Panbianco Week on TV è tutto. Volete scriverci? tv@panbianco.com